Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Inizio col dire che con il mese di marzo inizieranno un maggior controllo della polizia locale sul nostro territorio, controlli dei dischi orari, delle macchine parcheggiate in divieto di sosta e perché no, anche del sacchetto che i padroni dovrebbero avere in giro con i loro cani per la raccolta delle deiezioni canine. Questo perché la situazione è sempre al peggio, diciamo che le deiezioni canine in giro per il paese sono sempre tante. Vediamo anche con questo metodo di mettere un po' fine a questa situazione, almeno la speranza è questa. Dico del controllo del disco orario e dei parcheggi e del divieto di sosta per avvisare tutti di portare attenzione e di rispettare le regole, perché non vorrei mai poi che il comune venisse accusato di voler far cassa su questo. Rispondiamo a numerose lamentele che sono state fatte nel periodo passato riguardo a questo punto. Oggi è la giornata internazionale per il risparmio energetico e c'è questa manifestazione che si chiama Mi illumino di meno. Questa sera, che è il 16 di febbraio, il nostro castello sarà al buio, non verrà illuminato come tutti i giorni, proprio perché anche il comune di Fagnano aderisce a questa manifestazione. Il sindaco risponde a una mail che è arrivata da Marina e chiede la richiesta, insomma, di fare una rotonda nell'incrocio tra via Diaz, via Perbusto, via Sabotino e via Marconi. Una rotonda che è già stata portata in consiglio comunale attraverso una mozione che è stata approvata. L'idea di fare una rotonda in quella posizione c'è anche da parte di questa amministrazione, che sta con i suoi uffici competenti lavorando a studiare la possibilità di come posizionarla al meglio. La via Diaz e la via Perbusto è una via di importante traffico, di passaggio sul nostro territorio, ed è anche quella dove passano i mezzi del trasporto speciale, quindi ci vuole un accurato studio per quella rotonda, ma anche per una possibile rotonda all'incrocio con via Dante, per evitare che poi il semaforo crei code di traffico su quel tratto di via. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.